Bene, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa serata. Io sono Massimo Bernardi, sono il responsabile scientifico del programma Antropocene del Muse e sono particolarmente felice questa sera di essere con voi per parlare di queste tematiche che sono al centro di uno dei grandi, delle grandi linee d'azione del museo. In realtà, se vogliamo, un po' di tutto il fare del museo, e ci arriveremo tra un attimo. E per gli ospiti che sono con noi questa sera, che vado a presentarvi tra un secondo. Viviamo, come sappiamo, in tempi incerti, danneggiati, come descritti da qualcuno molto vicino, diciamo, alle nostre sensibilità, viste da questo punto di vista, dal punto di vista di un museo, in qualche modo sembrano non lasciare scampo, no? Da decenni i dati raccolti in tutto il mondo ci inchiodano in una situazione davvero difficile dalla quale uscire, dalla quale sembra di non vedere in realtà una via di uscita, no? Siamo vittime, siamo causa, siamo protagonisti o coprotagonisti di questa sorta appunto di loop, di circolo dentro il quale è difficile, o dal quale sembra così difficile vedere una via di uscita. E di qui una necessità di una riflessione sul presente che vada a partire, come nostra natura di museo naturalistico, di museo di scienze, ovviamente da questa consapevolezza, dai dati, così come dalle ricerche per affrontare la crisi in corso, ma che non si fermi al dato scientifico, per l'appunto. E una sorta di necessità comune di rielaborare, rimmaginare, ritrovare una sorta di senso dello stare al mondo, anche se può essere un'espressione un po' altisonante detta da dei meri naturalisti, appunto, come siamo in questo museo, ma in fondo è questo, no? Ritrovare un senso dello stare al mondo, altrimenti che senso avrebbe anche solo essere qui, anche solo avere un museo e continuare a lavorare in questi tempi, appunto, così difficili, così danneggiati. E questo in fondo è il motivo d'essere del programma Antropocene del Muse, del quale fa parte anche una piattaforma creativa sviluppata assieme a Stefano Kagol, che vi presento da subito e che ci aiuterà a dialogare nella seconda parte di questa serata, assieme a Paolo Costa, filosofo della Fondazione Bruno Kessler, oltre che amico, mi permetto di dire, del museo. Questa serata fa parte del ciclo Trento Scienza Grandi Eventi, che è un'iniziativa ideata e proposta dal Muse in collaborazione con IPSA Foundation per la ricerca scientifica, la provincia di Trento con i vari enti del gruppo STAR della ricerca, quindi Fondazione MAC, Kessler, Università di Trento. E ancor più ringraziamo il nostro ospite, nonché keynote lecturer di questa sera, Timothy Morton, che coerentemente con le proprie posizioni è in collegamento da Houston, Texas, dove è docente alla Rice University. Difficile se non impossibile. Prego. Hi Tim, and thanks for being with us. Hello everybody. E ovviamente lasciamo subito a lui la parola e del tutto insufficiente qualsiasi tentativo di presentare il nostro ospite. Forse quantomeno proviamo a inquadrare il senso, la ragione per cui ha avuto per noi senso fare, appunto, organizzare questa serata e entrare in contatto con Timothy Morton. E questa idea di un ecologismo, un po' riprendendo quanto dicevo prima, come lo definisce Timothy? Umanista post-ambientalista, questa idea di ripensare radicalmente la relazione tra il soggetto umano, diciamo, e l'ambiente. Come lo definisce in Ecology Without Nature? Un'etica fondata su un amore più eccessivo, esuberante e rischioso di una blanda estensione dell'umanitarismo dell'ambiente. Ci ritroviamo in questa idea che
porta Timothy Morton, di rincantare il mondo non facendo a meno della scienza, e di qui ovviamente ci muoviamo, non possiamo che muoverci da questo presupposto in questo luogo, ma aumentando la conoscenza e la coscienza di ciò che è tradizionalmente definito come altro da noi. Un percorso lungo, almeno quasi due decenni, quello di Morton, che questa sera, nella lezione che ci sta per proporre, ci ha, diciamo, invitati a ragionare su un tema già dal titolo intrigante: come ci si sente a essere un essere vivente? Chiedilo alla religione. Morton ci presenta qui i contenuti del suo libro in uscita il 22 aprile 2024 per Columbia University Press, Hell, In Search of a Christian Ecology. Non rubo altro tempo, avremo modo con le domande del pubblico presente in sala e da casa di discutere dopo la presentazione di Timothy. Grazie per la presenza a voi e grazie a Timothy per aver accettato questo invito. It's a great pleasure. Hello Trento. Salve Trento. Eccomi qui. What a beautiful space you're in. Una sala bellissima. I'm in Houston, Texas, which is kind of an ugly space to be in. In Texas, and it's where all the big oil companies are. Dove ci sono tutte le compagnie petrolifere, sapete? We all know what to do, don't we? We all know what to do. Tutti noi sappiamo cosa fare. We all know to stop burning fossil fuels. Sappiamo che dobbiamo smetterla con i combustibili fossili. We all know to maybe we should arrest the directors of Exxon if anybody wants to get on the plane. E poi sappiamo che dovremmo arrestare forse il direttore di Exxon. Dietro c'è il suo ufficio. The other ones like Chevron, right? E poi c'è anche la Chevron. We could citizens arrest those people. Ecco, forse. That would be great. Queste persone so how come we're not dovrebbero essere arrestate. Well, we are sort of doing it, but che cosa stiamo facendo? How come we're not doing it enough, right? And when I say we, what I really am talking noi, about people like me, parlo people di persone like you come fine, me, right? Europeans come are kind voi, of fine. But how europei, do we get Americans? Ma come possiamo anche coinvolgere gli americani? Because if Americans don't do it, then, perché se then gli americani Chinese non agiscono, do it, i cinesi Indian non agiranno, it, gli indiani non agiranno, i russi neanche, e tutte le cose belle fatte in Europa they won't mean very much. Non avranno alcun significato. So right now dunque to have a kind abbiamo of planet bisogno level, di planet scale action. Avere un'azione a right? livello planetario, ispirare le persone. Joe Public, the guy who lives down the street from me in Texas, right? Joe dobbiamo Public maybe is a MAGA guy, gente. And Joe Public is maybe also probably he's a Christian. Qui, per esempio, yeah? c'è una and we're not going to be able to stop him from being that, casa, right? Che, before the world magari just anche bursts un into flame. Cristiano, ma, so just pragmatically, usa un sacco we di need to talk fossili. To his Christianity. Questo è un esempio, ovviamente, per there's dire another che dobbiamo big reason parlare why that's a good idea, because it's a, actually a, also a, just a good idea in itself, but just pragmatically, we need to talk to religion. Dobbiamo anche parlare and there's alla one big religione. Reason e why he's not doing it yet. Una why delle ragioni Joe per driver, cui questo mio vicino di casa continua a fare l'autista di camion e che non fa yeah. nulla per fermare i combustibili so fossili, beh, you know, it's people sapete, like me, really. Allora you know, it's sono persone like my friend come Adam, me, come il mio amico Adam, Adam che ha fatto proprio film, un film, non so se l'ha visto, coming to destroy se l'avete the earth, visto, DiCaprio. È Jennifer Lawrence, film these scientists, davvero interessante sul pianeta e sull'ambiente in cui cerca di ammonirci, di avvisarci. E for example, you open up the Guardian newspaper in London, so, you turn to the middle and there's somebody Guardian, like me and they're writing Londra, an editorial and they're saying you're a bad person, you're not thinking about this right. You're not di doing enough. Cose, e and then this vi dirà, movie is non also fate, saying, non fate abbastanza. E poi quel film di questo be, amico you will regret dice, it. Te ne pentirai, you'll be laughing on the other side of your face when you realize that the science was right. Tutto yeah? che la and scientists aveva come on the TV ragione, and they don't realize that in that in TV, environment they are actually in a kind of competition of beliefs in una sorta where di gara the viewer is being asked to swap.
Parliamo tutti in the language of you have to do this or this bad thing will happen. You're going to be regret Joe Truck Driver knows something that people like me don't know. Un'idea, perché mi ha detto, sai, io so una cosa che tu non sai, e quello che io so è qualcosa di meglio rispetto a quello che voi sapete. You're going to be destroyed, you're a bad person, you're going to watch out. And Joe Truck Driver thinks, yeah, but Jesus loves me anyway. Ok, ma tanto finisce comunque, perché? That's better, right? No? Even the most stupid version of that, even the most exclusive, horrible, right-wing, anche racist version, unfortunately, contains a little tiny seed of mercy. If only on the white male person who says that. So unfortunately, Joe Truck Driver has the perfect antidote, because they know there is a comet coming to destroy the Earth. It's called the apocalypse. Yeah? They know that the mainstream media is not going to cover this, but they also know that Jesus loves them anyway. So it's okay. The earth can burn in flames and it's okay. La terra può because Jesus loves me anyway and he's coming back to save me. Non importa, perché Gesù mi ama e if we don't talk to that feeling, ma dobbiamo parlare, then I'm afraid a questa persona, all the stuff altrimenti, that we do as Europeans, I'm a recovering, unfortunately, European because Britain left. E io sfortunatamente sono un ex europeo, per così dire, perché l'Europa se n'è andata la Gran Bretagna e se n'è andata dall'Europa. Ma vedete, they don't even see it on the TV. It doesn't even slightly register. Gli americani non ci pensano a queste cose, non registrano queste cose. Doesn't mean anything. Non significa nulla per we loro. Need to start to talk dunque, to Joe Truck Driver. Noi dobbiamo cominciare a parlare a quell'autista di camion. Dobbiamo cominciare a parlare di Gesù. Very conveniently, Jesus is actually on my side. Gesù sta dalla mia parte. But actually, it looks like Jesus is on the side of some very bad stuff right now. Sembra especially when you look at Gesù white, stia da un'altra parte. Evangelical, quando right-wing, Christian vediamo questi movimenti cristiani, nazionalisti, evangelici negli Stati Uniti, e queste persone sostengono Donald Trump perché pensano che Donald Trump sia Parsifale, e non so se lo conoscete, conoscete l'opera di Parsifal. Parsifal è un criminale. Parsifal makes the Grail Knights great again. Rende la notte ancora più scura. Donald Trump è un criminale che dovrebbe salvare l'America da non so che cosa. Donald Trump is trying to save America from adesso basically sembra che one in a long line of Donald white supremacy Trump people who are mostly punti just trying to hurt supremazia. Non-white, non-male people. So that's called fascism. Ecco, questo è quello che io chiamo fascismo. In fact, fundamentalist evangelical people voted for Donald Trump. Persone evangeliche hanno votato per Donald Trump nonostante il fatto che sia un criminale. Jesus would come back in disguise. Gesù tornerebbe as a criminal, moron, fat, American, blonde,
appoggerebbe una questione del genere? Una persona del genere? No, ovviamente. E questo è il problema principale. Abbiamo davvero un grosso problema qui. Non possiamo, non riusciamo a persuadere queste persone. Dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo farlo velocemente, dobbiamo aprire le loro menti. Ma qui forse funzionano solo i miracoli. Come il buddismo quando è arrivato in Tibet, sapete, in Tibet era un paese di allevatori che, a cui non gli fregava niente del buddismo. I tibetani erano un po' come i texani, sapete, perché c'è un sacco di montagne anche lì, sono dei cowboy per così dire. They couldn't be persuaded, so along came in the end poi, a tantric yogi. È arrivato his name il buddismo. Was Padmasambhava, and he did not persuade the cowboys. E il rappresentante del buddismo non è che è andato lì per convincere queste persone, ma gli ha aperto le menti, ha aperto le menti di queste persone. Ecco, questo è quello che ha fatto. E questa è la ragione per cui abbiamo il Dalai Lama, perché qualcuno gli ha fatto esplodere la mente, per così dire. Ecco, dunque, in maniera pragmatica, che ci piaccia o no, dobbiamo parlare a Joe, il camionista, dobbiamo parlare di Gesù e dobbiamo dirgli delle cose che per noi accademici sono magari delle parole non proprio da pronunciare. Per esempio, magari dire anche delle brutte parole, delle parolacce. E per noi magari una parola brutta è pregare o Gesù, risurrezione. Dobbiamo dire queste parole, dobbiamo pronunciarle. Joe, il camionista, ha degli algoritmi che fermano questo processo. Dunque, quando sentono queste parole, allora non le ricevono perché hanno un software cristiano che le ferma. Dunque dobbiamo parlare nella loro lingua e la loro lingua è la nostra lingua. Dobbiamo pensare alla pietà, alla misericordia, al perdono, dobbiamo rieducarci anche noi. E questo va benissimo perché quello che è bello di una religione è che sta dalla nostra parte. E questa è la ragione per cui ho scritto questo libro che si chiama Hell, Inferno. E nel nome del cielo, del paradiso, molte persone creano un inferno. Nel nome dell'azione, le persone sono disposte a bruciare la terra. E adesso ci sono due elementi importanti che sono dei fondamentalisti e queste due persone dicono: se Gesù non avesse voluto che bruciassimo il pianeta, avrebbe detto qualcosa nella Bibbia. E dunque possiamo bruciare il pianeta, possiamo consumare combustibili fossili. Vedete, queste persone non possono essere convinte. Per loro queste parole non significano niente. Hanno un'idea molto complessa, molto complicata. Ho scritto questo libro, Hell, in cerca di un'ecologia cristiana, e per fortuna ce n'è una. Ma prima di parlare di questo libro, vorrei invitarvi a meditare per un minuto, perché per molti anni ho studiato buddismo, per quasi 40 anni della mia vita ho studiato il buddismo.
ne ho parlato, però adesso voglio parlare di questo in modo molto diretto. Non voglio più essere indiretto, devo essere diretto, perché dobbiamo effettivamente ragionare. Abbiamo bisogno di una ragione per salvare il pianeta, abbiamo bisogno di una sensazione religiosa per tutto il pianeta, abbiamo bisogno di una versione ecologica di Martin Luther King. Di quello che lui disse, ho un sogno, I have a dream, e questo è effettivamente pertinente, l'antirazzismo è parte integrante di questo pensiero, il modo in cui ci trattiamo, il modo in cui trattiamo la biosfera è fondamentale. Persone come me adesso devono parlare continuamente di razzismo, tutto il tempo dobbiamo parlare di misoginia, tutto il tempo dobbiamo parlare di diritti civili. Dobbiamo farlo continuamente, non è una scelta, non è un extra, non è un qualche cosa in più, è la cosa centrale, è la cosa fondamentale. Il modo in cui ci relazioniamo deve andare d'accordo col modo in cui ci relazioniamo anche con la biosfera, quindi c'è bisogno di un movimento che sia planetario in modo tale che ci sono dei movimenti come Black Lives Matter ed altri. Black Lives Matter e Me Too sono dei movimenti importanti e tutti quelli correlati hanno una ragione fondamentale. Adesso dopo il Covid effettivamente abbiamo una certa maggiore consapevolezza di noi stessi quali elementi di un pianeta, elementi di una biosfera. L'America produce delle cose orrende basate sulla schiavitù, però l'America può anche produrre qualcosa di buono. L'America cioè fa anche delle cose belle, magari a partire da quelle che sono i rottami dell'Europa. E rende in qualche modo l'Europa più grande. L'America, grazie alla schiavitù, ha creato moltissimo denaro, era una colonia europea, però adesso pensa di poter fare qualcosa di diverso. Per esempio, le magliette. Le amano tutti, è carina, no? I jeans anche, i jeans sono qualcosa di rotto, sono dei tessuti distrutti con dei buchi e tutti però li vogliono lo stesso, no? Il blues, il rock and roll, la musica, la musica house, la musica disco, è anche una musica in qualche modo rotta, una musica occidentale rotta. E però tutti amano il blues, tutti amano questo tipo di musica. Black Lives Matter è fatto di cose rotte, di cose e anche Me Too. L'America fa delle cose meravigliose a partire da che cose rotte. L'America non può essere grande per sempre perché non è ancora un paese a causa della schiavitù. L'America è un modello per un modo futuro di essere. Abbiamo bisogno quindi di una sensazione religiosa planetaria che ci guidi. Dobbiamo pensare tutte le mattine che ci alziamo, che dobbiamo far sì che gli americani si occupano di questo problema. Salvare la Terra costituisce effettivamente la cosa più emozionante, più eccitante che io abbia mai concepito nella mia vita. Questa è la sensazione che dobbiamo avere ogni volta che ci alziamo la mattina. Non dobbiamo pensare con senso di colpo, pensando che tutto va male. No, non è questo il pensiero che ci deve guidare. Quando ci svegliamo alla mattina dobbiamo sentire una spinta. Io mi sento un po' come un'anguilla, no? Nel senso che sembriamo un po' sempre ubriachi, ci lamentiamo, ma non è così che si parla ai bambini, giusto? Non si parla ai bambini con questa mente che puoi avere dopo aver bevuto. Quando ti alzi non devi avere quella posizione post-fetale, ma devi viceversa alzarti, devi incoraggiare i bambini a iniziare la loro giornata a scuola, essere bravi. E la stessa cosa la dovete fare con voi stessi, dovete adottare questo stesso tono. E come fate? Intanto dobbiamo pensare che siamo vivi. Io, come dicevo, parlavo della meditazione, no? Quindi fate in modo che la vostra schiena non sia appoggiata allo schienale, ma sia retta, diciamo. Dopodiché mettete i piedi, la superficie dei piedi entrambe sui piedi, sentite il terreno, sentite il pavimento, sentite il pavimento e mettete le mani sulle ginocchia, piatte così.
Mettete i piedi per terra, niente di particolare, non è che facciamo una cosa particolare, stiamo semplicemente sentirci vivi, tutto qua. Piedi per terra, mani sulle ginocchia, schiena retta, staccata dallo schienale. Respirate normalmente, non dovete fare niente di particolare, non stiamo parlando di nessuna tecnica speciale. Tenete gli occhi aperti, guardate, guardate davanti a voi, e se siete coraggiosi anche guardate proprio dritto davanti a voi, potete anche volere, potete magari abbassarli un attimo. Just a little bit, so you're kind of looking maybe 2 meters in front. Guardate magari a un metro da voi, abbassando leggermente lo sguardo. Your spine is kind of straight. Just breathe anyhow you want. Respirate normalmente, così come vi viene naturale. Something's happening, it's called thinking. Forse state pensando, è questo che succede. Magari vi sentite un po' tesi, forse vi sentite un po' strani, magari vi sentite un po' di mal di schiena. Magari io mi preoccupo della mia conferenza che devo tenere questa lezione magistrale. Ebbene, la mia mente comincia a pensare. Anche questo è tutto naturale, non dovete cercare di bloccare il vostro pensiero. Prendetene atto solo, sentite il battito. Sentite il vostro cuore che batte. This is called mindfulness of life. Questo si chiama mindfulness. Don't do special yoga breathing. Non dovete fare nessuna respirazione particolare tipica dello yoga, semplicemente respirare normalmente. Sentite anche l'aria che vi circonda, sentite l'aria sulla pelle. Notice the feeling of your butt. Sentite le natiche che sono posate sulla sedia. Facendo così cominciate a pensare cosa stiamo facendo. Che cosa vuole che io senta, Tim Morton? Che cosa dovrei sentire? Ma non pensate di darvi risposta a questa domanda. Tenete quella domanda lì e non cercate di darvi risposta. È molto importante ai fini della nostra lezione magistrale. La domanda è la risposta. Avete capito? La domanda è la risposta. Che cos'è questo? You know, there was a rabbi. Sapete che c'era un rabbino? Continuate a pensare, continuate a respirare. C'era un rabbino in Lituania, a Vilnius. Si chiamava il genio, era un genio, effettivamente il genio di Vilnius. È per quello lo chiamavano il genio di Vilnius. E ha avuto un'idea di Dio, ha avuto una visione di Dio. You want to have all the answers? E Dio gli ha detto, se vuoi avere tutte le risposte o vuoi avere tutte le domande, era forse il 1780, allora Dio gli ha detto a questo rabbino, vuoi tutte le risposte o tutte le donne, o tutte le domande? Cosa pensate che abbia che detto il rabbino? Che senso ha avere le risposte? Le risposte riguardano il passato, sono già state risposte, viceversa sono le domande che sono importanti. Ho un sogno, I have a dream. Questo è uno sguardo in avanti. Che cosa stai sognando, Martin? Martin Luther King, che cosa stai sognando? Qual è il tuo sogno? Sogno qualche cosa? E quando sogni cosa succede? Succede semplicemente che il movimento nel cervello, no? C'è qualche cosa che si forma nel cervello. Perché? Perché il tuo corpo in qualche modo vibra da solo. È praticamente sei vivo, tu devi solo essere vivo, lasciare che in qualche modo i pensieri emergano. Strano, no? What is that? Ma di cosa si tratta?
Every single esoteric ogni meditazione esoterica, ogni manuale, a prescindere dalla religione a cui fa riferimento, che sia l'Islam, che sia la religione ebraica, l'induismo e quant'altro, diciamo, c'è sempre una specie di lounge VIP, sai che quella frase che per cui Dio deve essere arrabbiato quando tu non ti comporti bene, beh, è semplicemente una questione di controllo, ma in realtà c'è tutt'altro. Tu sei quello che sei e sei collegato direttamente alla dimensione della divinità, al Tao. Siamo collegati a Dio, chiamalo Dio, chiamalo Allah, chiamalo come vuoi. Tutto il misticismo del mondo, ogni forma di misticismo dice che Dio non è uno psicopatico bianco o maschio che vuole colpirti, che vuole eliminarti. No, Dio è... Nello yoga, per esempio, se fate yoga è nel tuo prana, nella tua energia, diciamo un'energia che gira nel tuo corpo. Dio è da qualche parte, no? Da qualche parte all'interno di noi, nella nostra testa, nel nostro corpo. Dio è la nostra luce. E quella sensazione che provate... Non la riesco a toccare, non la riesco a toccare adesso, no? Ma ogni meditazione, ogni manuale di meditazione mistica dice sempre una cosa, questa sensazione in cui non puoi toccare quello che pensi, ecco, adesso potete smettere di meditare, no? Basta, fine della meditazione. Rilassatevi. La meditazione è finita. Comunque, ogni manuale ripete sempre la stessa cosa, quella sensazione che avete provato, non rimanete fissi a quella, non attaccatevi a quella sensazione. Nel buddismo, nel nowness c'è una sensazione, non è un puntino sulla Wikipedia, non è una lancetta, è una sensazione di nowness, di quello che è del momento, legato al momento, non lo puoi descrivere, non lo puoi prendere, è l'ora, è quella sensazione sfuggente in qualche modo. Ebbene, la religione quindi è quella sensazione legata alla biologia, a prescindere da quello che dice la scienza biologica o psicologica, la religione è la fenomenologia della biologia, la religione è la fenomenologia della biologia. La religione non parla di una vita strana, non è contraria alla Terra, non c'è niente di fuori dell'universo, questo può essere solo un'idea. All'epoca nella cristianità anche facevano molta meditazione, adesso l'anarchia per esempio è una brutta parola, è una parola inventata dai marxisti per descrivere qualcuno che odiavano, il narcisismo comunque un'altra brutta parola, e noi siamo incastrati un po' in questo universo cattivo, l'universo cattivo è il nostro corpo fisico e noi siamo degli spiriti incastrati in questo corpo, ma io credo che sia in realtà esattamente il contrario, io penso che siamo incastrati in un universo di idee demoniache, mentre viceversa siamo degli esseri biologici meravigliosi, inclusi i nostri cervelli, pensieri generati, ma siamo incastrati, intrappolati in idee universali. Questa idea che Dio è lontanissimo, lontano, lontano. Perché? Perché il nostro corpo anche è così lontano. Che cosa intendo in questo senso? Nella galassia, nella Via Lattea, c'è Sagittario, un buco nero enorme. In realtà in tutte le galassie c'è sempre un buco nero.
E adesso Sagittario A è più vicino a voi di quanto non siano gli occhiali che portate piuttosto che la maglietta che avete addosso, perché ci state pensando ed è per questo che si avvicina. Sagittario A quindi è fenomenologicamente più vicino di quanto non sia qualcos'altro che è vicino al vostro corpo. Il corpo in realtà è molto lontano, perché è molto semplice in realtà. I segnali del cervello relativi al vostro corpo, che sono anche poi paralleli alla biosfera, perché il modo in cui percepite il corpo sono analoghi a quel modo in cui percepite la biosfera. Ebbene, questi segnali del cervello sono sempre un po' in ritardo, no? Arrivano, non so quanti me lo potrebbero dire, non so quanti lo sanno, magari ci sono un piccolo ritardo di magari millisecondi. La percezione arriva sempre un attimo dopo, no? Tocchi una cosa e c'è un nervo che trasmette quella sensazione arriva al cervello e ci vogliono dei millisecondi perché questa sensazione venga trasmessa al cervello. C'è questo piccolo ritardo, a questo punto il cervello ti dà il segnale che il dito sta toccando una superficie, no? Ma c'è sempre un attimo dopo. E questo cosa significa? Significa che questa cosa qua è il futuro. Perché le informazioni sono sempre un po' in un altro momento, sono sempre un attimo in ritardo, quindi il nostro corpo è già il futuro. Quindi c'è sempre un gap, diciamo, tra il momento in cui la percezione viene esperita e il momento in cui viene comunicata al cervello. Il misticismo parla di quello che proviamo quando siamo degli esseri appunto viventi, respiranti. E questo è un buon motivo per cui dobbiamo occuparci appunto del nostro corpo, della nostra biosfera. La religione quindi alla fine è positiva. Anche le piante. C'è questo piccolo ritardo, come dicevo, che è la caratteristica dell'uomo, di chi sente. Anche le piante sentono, le piante percepiscono così come gli animali, così come noi. Magari c'è una qualche conferenza di piante nella parte dedicata ai vegetali del museo, perché anche loro hanno percezione. E quindi magari le piante stanno dicendo, anche noi percepiamo quello che percepiscono le nostre foglie, le nostri petali, ed è di questo che parla anche Dalai Lama. Speriamo. Adesso ci sarebbero altri dettagli sui quali però non voglio scendere. Comunque, la religione in qualche modo è della nostra, la religione della nostra parte, della parte della scienza. E quindi non c'è una spiegazione scientifica per l'esistenza di Dio, non sto dicendo assolutamente questo, ma è molto di più però, che lo crediate o meno, la religione è la fenomenologia della biologia. Quella sensazione, quando sentiamo la frase I have a dream, ho un sogno, quando Martin Luther King, per me la musica Hauser, che mi piace tantissimo, c'è un pezzo che dice can you feel it, can you feel it, anche Michael Jackson diceva can you feel it, lo senti. E che cos'è quel it? Cos'è quell'oggetto, quella sensazione che provi? Can you feel it? Nell'87 Mr. Fingers ha realizzato questa musica inserendo quella frase I have a dream, ho un sogno. E in qualche modo c'è la citazione di Martin Luther King e continua a dire, Mr. Fingers continua a ripetere I have a dream, I have a dream, can you feel it? E continua a mettere in relazione queste due cose. E anche adesso le persone che sanno di essere razziste hanno una ragione per essere antirazziste. Anche noi tutti ci sentiamo complici di produzione di petrolifera, però abbiamo bisogno di dar vita a questa sensazione, di dar vita a questa speranza.
non dobbiamo sentirci solo in colpa, non dobbiamo sentire provare vergogna, sentirci contaminati. Dobbiamo sentire questa sensazione ora e dobbiamo, voglio essere in grado a trasferire anche questa informazione al mio vicino, al camionista, al Joe il camionista, che è stato anche lui contaminato e, che magari guarda male i trans, le donne, perché c'è solo il maschio bianco, insomma, che è sempre quello che prevale. So that's cool. And how come you can even do that? Because you're alive. Voi siete vivi, e che cosa vuol dire vivi? La vita è un'espressione dell'universo, dell'universo quantistico e non meccanicistico. La vita si verifica quando le sostanze chimiche si scontrano, da una parte c'è una sostanza chimica che ne distrugge un'altra, c'è un'altra che colpisce quell'altra, c'è un universo basato sulla vendetta, un universo che sembra meccanicistico, però c'è anche la teoria dei quanti, che è diverso. La teoria dei quanti, nella teoria dei quanti il tempo non va sempre dritto in una linea retta, ma in realtà si muove come diceva Carlo Rovelli, no? Il tempo va avanti e indietro. C'è quindi una media che ti fa vedere una linea in avanti, ma c'è anche un tornare indietro. Questa cosa una volta era un bambino, no? Era un baby, un neonato. Ero io un neonato. Era praticamente la stessa cosa. Tim, questa cosa qui, una volta era un piccolo bambino, no? Quindi queste sostanze chimiche si sono mantenute nel tempo. Perché? Perché nella teoria dei quanti abbiamo in qualche modo permesso questa crescita del quel bambino. E grazie a Dio questo universo è un universo pietoso, pieno di misericordia. La vita quindi è l'universo che ha, manifesta la propria misericordia. È la terra che ha misericordia. E quindi certe volte magari anche nell'universo si dice non mi ricordo più neanche perché ci stiamo scontrando, e la vendetta che si blocca, la vendetta che non ha più ragione di esistere, e quindi viene sostituita dalla misericordia, diventa essa stessa misericordia. Noi viviamo in un universo pieno di misericordia, la vita è l'espressione di questa misericordia, e gli esseri umani, gli esseri viventi, gli esseri umani sono bloccati davanti all'incesto, non è possibile che i genitori distruggano i figli, e la religione dice proprio questo. Ed è per questo che la vita è un incidente, è un caso meraviglioso. Perché? Perché la teoria dei quanti permette che questi incidenti meravigliosi possano avvenire. Ci sono numeri casuali, questi numeri non possono essere previsti, e questo cosa vuol dire? Che il futuro può essere diverso dal passato, può essere veramente il risultato di un caso. L'evoluzione si basa sul caso, ci sono delle mutazioni casuali, anche la manifestazione del sesso è casuale, la simbiosi si basa sull'incontro casuale tra elementi. Il motivo per cui amiamo la vita è perché ci sono questi incidenti meravigliosi, in cui la bellezza, fra l'altro, non ha nulla a che fare con il voler essere migliori, superiori o quant'altro, e non è neanche peraltro legato alla riproduzione sessuale, assolutamente, è completamente aperto. Se leggerete il libro vedete che emerge questa. È il motivo comunque per cui dobbiamo amare la vita. Non dobbiamo cedere alla disperazione, dobbiamo viceversa amare questa serie di casualità, di elementi casuali e incidenti meravigliosi. La crocifissione di Gesù è stato un momento contingente, no? Quando saliva non ha
schiacciato l'occhiolino a qualcuno dicendo vedrai che va tutto bene, che vedrai che ci vendichiamo di questi. Non era così. Viceversa, c'era questo momento in cui Dio sale la collina con la croce, la cosa peggiore che potesse succedere è successa, e dopo un'altra e ancora un'altra. E comunque c'è stata un'espressione del fatto che l'universo è una meravigliosa serie di casi, di incidenti, di accidenti. Quindi la nostra idea di religione è diversa da quella di Joe il camionista. Dobbiamo però entrare in contatto con Joe il camionista, dobbiamo farlo adesso. Grazie. Grazie, parliamone insieme. Dunque, molte grazie per questa lezione. Lancio subito e apro subito la discussione. No? Siamo partiti peraltro da una sorta di esortazione che ha casa qui, quella di farci capire da Joe, che significa che siamo nell'antropocene, ma non necessariamente tutti percepiamo l'antropocene o non tutti percepiamo allo stesso modo, no? E qui finiamo già in una delle macro tematiche su quanto è, diciamo, ontologie o epistemologie di tutto ciò che sta che osserviamo. E dall'altra parte passiamo appunto a questa idea, penso, classica, no? Nel ragionamento filosofico e teologico rispetto ai grandi ideali che trainano l'umanità, e in questo caso quello citato della religione, che mi verrebbe subito da chiedere a Paolo, qui è sentito, può essere, diciamo, messo subito in dialogo con altri grandi ideali che trainano, no? Che danno speranza, non necessariamente appunto quello della religione. E quindi tu come dire, ci puoi stimolare, come possiamo attivare da subito una discussione su questo con Tim, anche rispetto a tutte le diverse sembianze, tutti i diversi modi di concepire questo, la religione, o comunque un ideale anche magari soprannaturale, per come è stato descritto. Sì. Il mio compito è difficile, ma è semplificato dal fatto che, come Tim ci ha insegnato, quello a cui siamo posti di fronte, il cambiamento climatico, non è un oggetto come gli altri. Se è un iperoggetto, vuol dire che anche i nostri pensieri dovranno essere iperpensieri. Quindi quando si azzarda qualche iperpensiero, il rischio è alto. Diciamo, nella presentazione di Timothy oggi, il primo pensiero non è un iperpensiero, è quello molto semplice in cui ben noto a molte persone oggi che devono fare i conti con posizioni anche molto estreme, no? Nella nostra sfera pubblica, ed è l'atteggiamento pragmatico di chi vuole depolarizzare, si dice in genere, il dibattito pubblico, evitare che la discussione si strutturi secondo la logica dualistica che noi siamo quelli che hanno tutte le ragioni, gli altri sono degli idioti, e a quel punto la discussione si blocca o diventa improduttiva. Questo punto secondo me è molto chiaro. Le due cose, se ho tempo, che volevo chiedere a Timothy riguardano invece l'aspetto, diciamo, invece positivo del suo discorso, non semplicemente pragmatico, non una strategia di comunicazione, ma questo tentativo di recuperare alcuni aspetti dell'esperienza religiosa dell'umanità per aiutarci a fare i conti con questo iperoggetto minaccioso. Il primo punto è, volevo chiedere a, e poi il secondo se avrò tempo. Il primo, volevo focalizzarmi sul sogno di Martin Luther King. Perché capire il sogno di Martin Luther King
in questo periodo, nella nostra epoca così fortemente anti-utopica, in cui fatichiamo a immaginare una trasformazione radicale dell'umanità, è molto difficile. Io interpreto così il sogno di Martin Luther King. Il sogno di Martin Luther King è il sogno di uno che pensa che la compassione, mercy, l'amore agapico, l'amore per l'altro, possa essere liberatorio non solo per noi stessi, ma anche per i nostri nemici, ok? È il sogno di una trasformazione sconfinata, è un sogno, appunto, in questo senso è religioso per noi, è il sogno di un empowerment universale. Non è che noi vinciamo contro gli altri, ma se noi vinciamo, vinciamo anche per i nostri nemici. Questo sogno smisurato di un empowerment gigantesco mi sembra il succo del sogno di Martin Luther King, e volevo chiedere a Timothy se questa interpretazione è corretta, perché nella seconda parte della mia domanda vorrei tornare invece sulla questione del misticismo, inteso invece come una riduzione delle nostre aspirazioni. Ma la prima cosa che volevo chiedergli è proprio questo: c'è nella sua proposta questo sogno di una trasformazione così radicale che sia liberante non solo per noi i bright, i giusti, ma per tutti, anche quelli che al momento ci sembrano al di fuori, diciamo, della salvezza, quasi irredimibili? Grazie. Sono d'accordo con lei su tutto. La cosa interessante di questa trasformazione, mi sembra, è che, ecco, una delle ragioni per cui alcune religioni possono essere un problema, e soprattutto sono le persone che non sono religiose che hanno questo problema, e quando faccio delle conferenze sull'ecologia le persone mi dicono: ma come posso farlo? Come possiamo arrivarci a questo? E quando faccio dei corsi di meditazione c'è un momento che si chiama virtue signaling, cioè segnalazione di virtù, e qualcuno che dice: come posso diventare buddista? E l'insegnante dice: guarda, è facile farlo. E Gesù dice le stesse cose: fai queste cose, e non è così difficile. E sapete, sembra facile farlo, ma c'è questa trasformazione radicale che mi dice che domani devo magari abbandonare delle idee stupide. Master versus slave. Pensiamo ai padroni rispetto agli schiavi, e questa idea condiziona tantissime altre idee, per esempio soggetto, oggetto, maschio, femmina, mascolino, femminile, e attivo, passivo. Ecco, questa è l'idea che si scontra, ma non funziona. Dobbiamo cercare di rafforzare alcune strutture. Dunque, la cosa da fare per seguire il sogno di Martin Luther King è quella di lanciare un'idea, due, tre idee, ed è molto più facile farlo, le si lascia volare in questo modo. Se posso interloquire ancora, già questa osservazione va nella direzione in cui volevo sollecitare ancora la riflessione di Timothy. Quando lui parlava di questa, che mi sembra l'idea più rivoluzionaria che abbiamo sentito stasera, cioè che la religione è la fenomenologia della biologia,
Mi è venuto in mente un saggio che sicuramente Timothy conosce, ma per i filosofi è un saggio molto famoso, di Thomas Nagel, che si chiama What is it like to be a bat? Che cosa si prova a essere un pipistrello? E quando leggevo questo saggio, perché Nagel lì vuole spingerci a capire quanto è difficile capire un'altra forma di vita che ha una struttura percettiva, per esempio, completamente diversa dalla nostra. E io però ogni volta dicevo, ma insomma, in qualche maniera qualcosa del pipistrello capiamo, e questo qualcosa che capiamo del pipistrello è proprio la cosa che Timothy ha descritto così bene, no? Questo fatto minimale dell'essere vivi. E se c'è un pensatore nella nostra storia filosofica che ha provato a tradurre in una filosofia della storia questa intuizione, per me è Jean-Jacques Rousseau, che è passato purtroppo alla storia come il sostenitore del buon selvaggio, ma quello che voleva dirci lui, nella sua prosa spesso molto emotivamente molto carica, e spingerci a riflettere sulla contingenza della civiltà, cioè sul fatto che molte delle cose che saturano la nostra esistenza oggi sono il prodotto di scelte che sono capitate, e che se torniamo indietro allo stato di natura, quello che troviamo è qualcosa di molto più semplice, veramente molto semplice, anche nelle nostre relazioni. E non a caso per Rousseau, nello stato di natura, l'essere umano è essenzialmente caratterizzato dall'amore di sé e dalla compassione per gli altri esseri viventi, proprio basilare. E quindi ero molto curioso di sapere, diciamo così, da Timothy, se alla fine, diciamo così, questa idea mistica che ritroviamo in molte tradizioni religiose, che in Meister Eckhart è riassunta da un'immagine molto potente, cioè l'idea che l'infinito è qualcosa, è come un cerchio in cui il centro e la circonferenza coincidono, quindi il massimo di semplicità e il massimo di infinità. Se questa intuizione è proprio la cosa che lui ci suggerisce di provare a pensare oggi. Thank you very much. Well, you know, grazie. I think a lot about that essay too. Anch'io penso molto a questo tipo di processo, e l'ho studiato proprio nel mio primo anno di università, e mi irritava un po' però quel titolo. E Thomas Nagel, sapete, ci dice che cosa significa essere Thomas Nagel, ma come fa a sapere che cosa significa essere un pipistrello se non sa neanche che cosa significa essere se stesso? Ecco, se non sai che cos'è essere te stesso, come puoi farci capire che cosa significa essere un pipistrello? Ecco, bisogna essere una persona scientifica che pensa che ci possa essere questo passaggio, e questo sia nell'era moderna ma anche nel periodo di Rousseau. Ecco, la differenza fra vero e falsa non era così marcata. Ci potevano essere cose vere e cose false. Per esempio, il vaccino è efficiente per il 95%, e il 100% è impossibile. Ma forse non è così, magari fra 200 anni o fra due settimane non sarà più così, ma quello che abbiamo detto non sarà completamente sbagliato. E per Newton è la stessa cosa. Einstein
ci ha detto che Newton non aveva ragione o aveva meno ragione. E quello che Rousseau non fa è proprio questo. Rousseau non ci dice dell'idea secondo cui gli esseri umani si basano su una sorta di interazione come tutti gli altri esseri umani, una sorta di rituale in pratica, e noi manteniamo il nostro ruolo e per tutto il tempo, e questo anche con tutte le cerimonie religiose che sono solo limitate ad alcuni momenti della nostra vita. E l'idea è quella che viviamo in questo mondo serio, e questo è il grosso problema. Per rispondere alla domanda, c'è una bella immagine, quella che ha descritto, e magari me la può mandare questa immagine, perché mi piacerebbe vederla. Magari è qualcosa che è nell'aria. E non conosco bene quell'immagine. Mi piacerebbe pensare al concetto di mandala. E il mandala non è il cerchio con il centro, ma è una cosa paradossale, perché non c'è un centro e non c'è una circonferenza, non c'è un bordo. E l'idea che ho avuto nel mio libro era basata proprio su questo mandala, questa rete che collega tutte le forme di vita e che non ha un centro, nel senso che l'essere umano o altri organismi monocellulari non sono il centro, non sono la base di questo sistema. Non c'è un centro e non c'è neanche un limite, non c'è una circonferenza, non si ferma mai. La contestualizzazione della vita, la vita dipende dalla terra, che dipende dal campo elettromagnetico e dipende dal fatto di essere in un sistema solare. Dunque, anche dal punto di vista fenomenologico, non c'è un centro, non c'è un centro. E quello che lei dice forse è la stessa cosa, è solo un modo diverso di immaginare la stessa cosa, cioè dire che il centro è la circonferenza. Sono strutturati in quel modo. Ecco, l'ideologia ci dice che c'è un padrone supremo nel cielo, e questa forse è la ragione per cui abbiamo la religione, cioè perché non obbediamo a questo centro supremo. E Dio è il padrone, questa è l'ideologia, ma si può fare anche l'opposto. Immaginiamo un servo che fa tutto ciò che gli dici perfettamente. Immagina se ci fosse un servo perfetto, se avessimo un'intelligenza artificiale che faccia perfettamente quello che possiamo fare noi. Ecco, allora, sapete, Satana è quella persona che fa tutto ciò che dite, comprese le cose che vi siete dimenticati di dire. E questa è la biosfera, in un certo senso. Vi lavate le mani con il sapone pensando di pulirvele, ma in questo modo inquinate qualcosa. Ecco, e magari mangiate qualcosa e quel qualcosa viene dal Cile. Ecco, quando si lavora con la biosfera si fa un accordo col diavolo, in un certo senso. E questo è un altro modo per portare il centro verso
la circonferenza, verso il concetto del divino che è la circonferenza. C'è una bella poesia di William Blake, non so se lo conoscete, che parla proprio di questo e anche nel mio libro parlo di questo. C'è questa idea di divino che si associa a un essere fisico nella biosfera. Viviamo nell'inferno e l'unico problema del cristianesimo è che c'è un concetto sbagliato di satanismo. E quando non c'erano i treni a vapore ancora si diceva che appunto i treni non potevano viaggiare e noi pensiamo che il diavolo sia Dio, ma è un satanismo sbagliato. Dobbiamo fare un accordo con il diavolo, dobbiamo diventare amici del diavolo. Il diavolo non è poi così cattivo e non ci si può liberare del male perché noi siamo il male. Se voi pensate che il male sia laggiù, no, non va bene. Il male, pensate, è qualcosa che potete distruggere, per esempio gli americani che hanno bombardato l'Afghanistan, e l'idea, cioè mi libero del male, è il rumore che fa il male, sapendo che voi siete i bravi, che siete i buoni. Questo è quello che pensavano i nazisti, per esempio, oppure i movimenti estremisti negli Stati Uniti. Pensano di essere i bravi, i buoni, e invece bisogna pensare, per esempio, di essere un cattivo filosofo, e allora uno è un buon filosofo. Pensare di essere un po' cattivi allora ci porta ad essere buoni, ma e pensare che sia un brutto paese con misoginia, razzismo, eccetera, significa essere un buon paese. E invece pensare di essere il miglior paese al mondo è male, è male. Ecco, questa è la mia idea. Solo dire due parole. C'è una bella canzone dei Grateful Dead che si chiama Friend of the Devil, ma semplicemente sottolineerei come l'universo descritto da Tim è merciful, playful, questo è molto importante, e da dove il libro da cui ho ricavato l'immagine del centro della circonferenza dice tutto, perché il libro di Cusano De Docta Ignorantia. Benissimo, apriamo la discussione alla platea, e c'è un microfono e credo anche un aiuto, non so se ci sia Carlo o qualche collega, se avete voglia di avanzare una richiesta, una domanda, una richiesta di chiarimento, prima poi di tornare sul palco, questo è un buon momento, dalla sala prima, grazie per essere qui, e dunque priorità certamente riconosciuta, e poi da casa. Carlo da casa? Ok, allora inizio con una domanda proprio dritta, da puro materialista, litoclasta, visto che ho rotto rocce per parte della mia vita, per chiedere proprio molto direttamente perché questa mistica, questa spiritualità è confessionale, perché in search of a Christian ecology e non another ecology, a Spinozian ecology o un'altra delle tante possibili. Perché dovremmo andare in cerca of a Christian ecology? Grazie. Well, I don't know if you should be.
Non so per quanto ti riguarda, questo è quello che faccio io, non è che è il messaggio per tutti. E perché lo faccio io? Perché ho un dilemma dentro di me, nel senso che le persone come me non sanno come parlare agli Stati Uniti, no? E se non parliamo agli America, allora il pianeta è fritto. Ed è per questo che io voglio parlare agli Stati Uniti e io ho pensato a questo tipo di ecologia. È una storia mia, diciamo. Non è che la propongo erga omnes, non penso quindi di poter dire che se esiste poi un'ecologia cristiana non è detto che sia migliore di qualsiasi altra ecologia, non è questa, è semplicemente la via che ho scelto io, è la mia strada. E devo dire che mi sono sorpreso anche io, perché ho studiato il buddismo per tutta la mia vita adulta, ho studiato il buddismo per quasi 40 anni ormai, magari avevo 13-15 anni, mi ricordo quando ho cominciato, quindi veramente da piccolo, quindi pensavo di sapere tutto del buddismo, pensavo di sapere tutto, ma evidentemente non è la via, naturalmente fare molta attenzione a non dare questo tipo di indicazione, assolutamente. Ma è un terreno un po' scivoloso, no? Cercare di spiegare quello che intendo, ma un modo per vedere questa cosa è la seguente. Il cristianesimo, tutti gli altri modi di pensare, hanno tutte delle cattive reputazioni, no? E c'è del suo motivo. A questo punto io mi occupo di decostruzione. Io mi occupo di decostruzione, e cioè distruggo. Distruggo, decostruzione vuol dire che vai dentro una cosa e in qualche modo la smonti dal di dentro. In un film c'è Dave che entra dentro un computer e tira via tutti gli elementi, diciamo. Ecco, se io riuscissi a fare una cosa del genere rispetto al cristianesimo, allora riuscirei a farlo magari anche per altre religioni. Adesso è una religione molto cattiva, le persone si autogiustificano, ci sono un esercito di persone negli Stati Uniti che si chiamano gli evangelici, ed è una struttura di potere che in qualche modo permette anche la violenza fisica, sessuale. Ed è una struttura molto coesa e forte. E ci sono molte persone che stanno abbandonando questa chiesa. E cosa dicono? Parlano di decostruzione a loro volta. Io ho scritto fra l'altro un libro su queste persone. Vediamo se ci sono delle domande dalla sala. Stefano? Timothy è stato, sono molto molto colpito, superato ogni aspettativa. Allora, la cosa importante è ricordarsi qua che alla fine chi ti ha voluto qua è il progetto We Are the Flood, che già è una, ha un'origine in qualche modo religiosa. Nel senso che si parla di arte contemporanea, è una piattaforma di arte contemporanea, un museo di scienze che già diventa un qualcosa di diverso, perché crediamo in un'arte contemporanea che può decodificare i tuoi famosi iperoggetti. Cioè, di base, nel progetto We Are the Flood, Timothy Morton è nel DNA del progetto. Quindi è stato uno dei punti di arrivo di 2 anni di progetti per arrivare, e siamo riusciti ad averti, molto importante, sono quindi grazie. Una cosa molto molto importante, ad esempio, il diluvio appartiene a tutte le religioni, cioè quindi secondo me anche l'aspetto religione, politica, cioè la politica è fondamentale quello che stai affrontando, perché senza politica, arte e religione non ne usciamo, no? Sono 3 cose antichissime, oltre a quello che sono dentro, si perde nel tempo dell'uomo, no? Dell'umanità. È qualcosa che c'è. E l'arte
a cui ovviamente credo assolutamente, in questo caso può essere veramente importante per aiutare questa missione. So, ad esempio, Timothy, tu sei assolutamente molto vicino all'arte contemporanea. L'arte contemporanea è vicina a te, perché c'è un link molto forte, c'è un'attitudine molto forte. Quindi ti chiedo ancora del fatto di quanto l'arte, visto che qui siamo, io sono artista e quelli che coinvolgiamo nel progetto We Are the Flood sono tutti artisti, curatori, e parliamo di queste cose per cambiare in qualche modo, immaginare futuri desiderabili, cioè cercare di proprio cambiare questo. E l'uso della religione è fondamentale, cioè la religione è parte anche del, cioè We Are the Flood, noi siamo il problema, siamo anche la soluzione, forse, se avremo mai tempo di risolvere la situazione che è così drammatica. Cioè, una cosa che posso dirti è che sono testimone della sparizione dei ghiacciai sulle Alpi. Se ne stanno andando, e da quando ero bambino che mio padre mi mostrava i ghiacci eterni, che sembra qualcosa anche di religioso, da questa eternità stiamo andando verso il nulla, e questo è, sono fatti evidenti. Ecco, quindi Timothy, se qualcosa rispetto anche il discorso di cosa l'arte può aiutare e come. I'll do my best. Yeah. You know, cercherò di rispondere a questa domanda. Io vivo in una casa di proprietà di un museo, ne ho parlato tra l'altro ieri in una conferenza. The Menil Collection è una delle collezioni di arte surrealista e contemporanea. Io vivo in questa casa. È un museo gratuito praticamente, è bellissimo che quest'arte sia conservata qui, anche la comunità locale è molto orgogliosa di questa arte, e qui c'è anche una chiesa, l'ultima opera d'arte di Mark Rothko, è una cappella progettata da Philip Johnson, è un ebreo, e Dominique Domeneil gli ha richiesto questo lavoro, ne ha lavorato insieme, ed era un cattolico. È un posto in cui le persone meditano, in cui si tengono dei concerti, ed è anche una galleria d'arte in qualche modo. Ma la cosa bella di questi spazi è che non ci puoi inserire una scatola, no? Le persone vanno fuori di testa in questa stanza. Alcuni pensano che l'arte possa essere un po' cattiva, no? E queste persone a volte sono anche artisti, perché magari hanno fatto lezioni di teoria, magari hanno letto in quelle lezioni di teoria, hanno letto un saggio che si chiama di Walter Benjamin, l'opera d'arte in una età di, in un'era di meccanicistica, diciamo, secondo alcuni quindi vanno distrutta l'aura. Le persone entrano in questo spazio e percepiscono l'aura e hanno talmente paura e rabbia che devono andarsene in mentati di 2 minuti, in 30 secondi abbiamo fatto un esperimento e questa gente deve uscire. Anche gli artisti possono essere religiosi in questo senso, anche gli artisti possono pensare che l'arte sia una strozzata ideologica, è molto avanguardista, no, in questo. Ci sono delle persone che possono ospitare questi pensieri e non possono rimanere nello spazio per più di 1 minuto e mezzo. Ho portato un sacco di gente dentro questo spazio e se escono, non è un museo propriamente, non è neanche una cappella propriamente detto, è un po' qualche cosa a metà. L'arte e la religione in qualche modo confluiscono in questo spazio, convivono in questo spazio e hanno a che fare entrambi con la bellezza. Che bellezza, che ha qualche cosa anche di disgustoso, no? Beh, perché essere veramente bello deve anche essere un po' disgustoso, no? Soprattutto la bellezza ecologica. E poi c'è anche un elemento un po' mortifero, no? Un po' di elemento di morte. La bellezza è un segnale
che ti darà, ti dice che devi morire. Adesso non posso dilungarmi perché ci vorrebbe troppo, ma c'è questo elemento mortifero anche nella bellezza. Essere scienziati significa che tu permetti a te stesso di provare orrore, di provare disgusto, di sentire confusione nel nome di qualche cosa che è bellissimo. Uno scienziato è un artista alla fine, e fra l'altro la parola scienziato deriva dall'artista. C'è stato un incontro della Royal Society di Londra e hanno deciso di chiamarsi scienziati perché gli artisti si chiamano artisti. E quindi è una definizione che risale a poco tempo fa. Un amico è entrato insieme a un altro amico Arco, e questo amico si è disteso sul pavimento, ha allargato le braccia, è rimasto lì per 45 minuti perché gli è piaciuto un sacco, hanno apprezzato quella sensazione, si sono sentiti colpiti, influenzati da qualche cosa che senza il loro permesso in qualche modo li toccava. E l'arte ti tocca senza che tu lo permetta, diciamo. L'arte ha un effetto, soprattutto se aderisci a un'idea, a un soggetto contro oggetto, l'idea che l'oggetto possa influenzarti in questo modo fa un po' paura, no? E la consideri maligna in qualche modo. Ma perché? Perché in realtà pensi sempre all'opposizione padrone schiavo, e a questo punto tu pensi di essere lo schiavo e l'arte è il padrone. Ma non è colpa dell'arte, è colpa tua, perché tu pensi sempre di dover essere il padrone nel rapporto padrone-schiavo, no? Invece dobbiamo in qualche modo uscire da questo ragionamento binario, padrone-schiavo. Questo tipo di ragionamento binario ci crea un sacco di problemi. L'arte e la religione, al di là di quello che rappresenta dal punto di vista concettuale, sono in realtà estremamente intrecciate. Hyper Objects, ho scritto questo libro di Iperoggetti. Si parte di arte ecologica. Thoreau and Aldo Leopold, and it was kind of American and hokey and kind of maybe hippies. Riferimento a delle idee magari un po' strane, ma cose che le persone volevano fare. Se io posso invitare i ragazzi, per esempio, che sono tra di voi, no? Se i ragazzi in gamba tra di voi, io li chiamo i cool kids. Se voi, anche io sono abbastanza cool, guardatemi, sono carino, no? Se io posso coinvolgere quindi i ragazzini in gamba a pensare a questa cosa anche rispetto alla religione e alla spiritualità, sarà molto di più degli iperoggetti, e sarà molto di più l'effetto che avrà sul mondo rispetto all'arte iperoggettuale. Il titolo del progetto We Are the Flood è veramente molto interessante, perché il diluvio, il flood, è già qualche cosa di pazzesco, perché se Santorini esplodesse, per esempio, avreste un evento che potreste misurare con dei dati scientifici, però è anche un evento religioso. We are the flood, queste parole, noi siamo gli asteroidi, era il titolo del mio libro, ma io We are the flood credo sia ancora meglio in realtà del mio titolo. Se pensiamo al libro della Genesi, il libro della Genesi ci dice We are the evil, noi siamo il male, noi siamo il male. Per essere buoni, quindi, bisogna partire dal presupposto che siamo cattivi. C'è un collegamento quindi molto stretto fra l'arte iperoggettuale e questo modo di orientarsi un po' alla spiritualità e alla religiosità, che non sono più in opposizione, non sono l'una opposta all'altra. Non è che devi cambiare, devi in qualche modo continuare avanti a fare le cose fighe. Ma queste cose fighe, a questo punto, dovrebbero anche però avere un effetto sul famoso mio vicino, Joe il camionista.
Dovremmo coinvolgere quindi tutte le altre persone, dobbiamo convincere tutti che dobbiamo agire, dobbiamo far sì che Joe il camionista sia anche coinvolto. Joe il camionista a quel punto deve essere coinvolto, deve arrestare a questo punto i capi della Exxon. E a questo punto gli ingegneri devono occuparsi di questo, di far sì che tutti i leader delle compagnie petrolifere vengano arrestati. L'arte in realtà è una parola bella che fa riferimento alla propaganda. La propaganda è una parola cattiva che però si riferisce all'arte, o forse non lo so, non so spiegarmi, non so chi, dov'è il confine fra arte e propaganda, qual è la brutta versione dell'altra. Grazie. Timothy, certo, l'arte può anche, ovviamente è anche propaganda, spesso è veramente vicino al potere, vicino al capitalismo, vicino al peggio che esiste, no? Ma può anche essere, io credo, di questo aspetto più visionario, come sei tu, visionario, sciamanico, che possa essere in grado di incantesimi per cambiare il mondo, no? Perché abbiamo bisogno di questo. Ecco. Per concludere, ti ringrazio ancora. Super. Bene, ringraziamo. Ah, c'è una domanda. Un secondo solo, finiamo con una domanda dal pubblico. Siamo molto felici che arrivi questa domanda, quindi. Allora, non sono molto capace di parlare di fronte alle persone, quindi ci provo. E quel che hai seguito mi è sembrato un discorso altamente intersezionale, dove si è provato a coniugare biologia, religione, arte. Per quel che mi riguarda, questa intersezionalità è stata molto interessante. Dall'altra mi sono persa, premesso alcuni passaggi, ma poi per come penso l'intersezionalità c'è anche molta posizionalità quando si parla, quindi. Per esempio, è stata citata più volte l'uomo bianco, e davanti a un panel così di uomini bianchi mi sono chiesta quanto vengo rappresentata all'interno. Quindi mi chiedevo qual è il lavoro alla base per cercare di rendere inclusivo, perché alla fine il discorso è stato basato sull'inclusività, cioè riuscire in qualche modo a posizionarsi per capire come poi affacciarsi a Joe il camionista o altri soggetti. Così. Sì, questa è la domanda, è l'unica domanda, è la domanda che mi pongo sempre, ogni giorno, ogni volta che faccio qualcosa. Mi chiedo, faccio abbastanza per decolonizzare il mio cervello? Faccio abbastanza per combattere contro il razzismo, per esempio? Faccio abbastanza per includere persone diverse nel mio lavoro, nel mio mondo? E ho una responsabilità per questo. E mi assumo tutta la responsabilità e cerco di farlo. Questa è la domanda con la D maiuscola. Ci sono tanti modi. Non so se posso indicarne alcuni, ma succede spesso che nelle mie conferenze qualcuno mi chieda delle cose pratiche, specifiche, ma io non voglio dare una risposta qui in questo senso. Dico che dobbiamo continuare a porci queste domande e poi ognuno di noi può trovare la risposta, ma ci sono tantissimi modi per rispondere alla sua domanda, davvero.
Ho scritto questo libro proprio per attirare l'attenzione dei bianchi estremisti, in modo che magari la smettano di attaccare, per esempio, le librerie che in Texas non vogliono mettere in vetrina alcuni libri. E c'è stato qualcuno che mi ha accusato su Instagram e mi hanno veramente accusato, ma io incoraggio tutti a lavorare sul razzismo, sulla misoginia, sulla omofobia. Dimentichiamoci magari dell'ambiente per un attimo e parliamo di razzismo. Io non voglio suggerire una serie di istruzioni, magari ne possiamo approfondire, possiamo parlarne, possiamo approfondire. Se volete parlare con me, perché adesso siamo tutti collegati, potete mandarmi una mail. Trovate la mail su internet e io, come tanti altri che faccio questo lavoro, che fanno questo lavoro, talvolta mi sento solo ed è bello sentirmi collegato con gli altri. Ecco, spero di aver risposto adeguatamente alla sua domanda. Ciao, io mi stavo domandando, ma costruire questa ecologia cristiana non rischierebbe di creare, un po' come è stato con l'antisemitismo o la xenofobia, l'omofobia, cioè dell'odio, esattamente come appunto il cristianesimo è stato usato per giustificare questo tipo di odio e essere poi sfruttato da qualcuno per, come dire, a proprio vantaggio? Proprio adesso parlo molto con gli amici ebrei in Libano e anche in Israele su quello che sta succedendo. Io soffro di depressione. I suffer from severe depression. E ne ho avuta anche di grave, di momenti di depressione. E questo è ciò che ho imparato. Ideas of any kind. Proprio su questo, cioè it's like the physical world. Anything è come un onere fisico. Tutto può essere utilizzato per suscitare odio. Cristianesimo, anticristianesimo, rispondere a una domanda, non rispondere. Tutto può essere trasformato in un'arma. Non so se avete visto Born Identity, dove l'attore, il protagonista, utilizza questo pugnale metaforico e tutto può diventare un'arma. E io so, perché soffro di depressione, che tutto si può trasformare in un'arma contro di me o contro altri. E sapendo questo, possiamo salvarci, perché dobbiamo cercare di trovare la strada giusta. Bisogna cercare di non trasformare le nostre idee in armi. Noi sappiamo quali sono le idee che non sono contaminate e ci sono tante persone che invece pensano alle idee come un mezzo di contaminazione. Mi riferisco agli estremisti, ai fascisti. Tutto può essere trasformato in arma. Qualsiasi cosa, essere d'accordo con me può essere trasformato in arma. Non essere d'accordo
d'accordo con me, può essere trasformato in un'arma, tutto può essere trasformato in un'arma. Benone, vi ringraziamo, ringraziamo ovviamente Timothy Morton per essere stato con noi. Thank you, Trento. So lucky to talk to you. Grazie, è stato bello parlare con voi. Grazie Timothy, grazie Stefano, grazie Paolo, grazie Carlo e grazie a tutte le persone che stanno dietro a questo progetto, Alice, Lucilla, Patrizia. Grazie a tutte e grazie a voi per essere stati con noi. Buona serata. Grazie Timothy, grazie. E a presto. Potete mettere la musica?